Ciao a tutti gli appassionati di musica come me e un benvenuti all'Officine Suonami. Qui si produce musica da ballo a 360 gradi. E quest'oggi, questa sera, faremo quattro chiacchiere con... Claudia Scarciafratte. Ciao Claudia. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Che piacere, oh. Che bello ritrovarci. Che bello, ti vedo in ottima forma, sei fantastico. Va che figurino, sei diventato una licetta. Io direi che mi hai tolto le parole di bocca, perché io ti vedo in splendida forma e so che da poco più di un anno sei anche diventata mamma. Sì, ancora non ha un anno la bimba. Non ha neanche un anno. No. Quindi complimenti, perché ti vedo già... Grazie, in splendida grazie. Forma, ma di questo ne parleremo più sì, tardi. Sì, assolutamente. Ma te come stai? Io ti vedo bene. Bene, un po' che non ci vediamo, però insomma ci sentiamo spesso. Però è tanto bello riaverti qua, poter fare quattro chiacchiere con te, e anche perché comunque tu per arrivare qui alle Officine Suonami ne hai fatta di strada. Sì, insomma, vai. Ti dico anche i chilometri, perché questa mattina li ho contati, sì? Visto che non sono proprio due, e sono nella precisione 335. 335? Eh, aspetta già. Un po' che... 335, 335 chilometri. Ma perché, da dove arrivi precisamente? Allora, io vengo da un paesino in provincia di Rieti che si chiama Greccio, quindi già parliamo di Lazio. Di Lazio, quindi sì, è un bel viaggetto, eh. Ma noi vogliamo conoscere Claudia come artista. La tua passione per la musica da ballo, com'è che è nata? Allora, origini un po' lontane, ero piccolina. Io le mie prime serate le ho fatto cantando con mio fratello, quando lui, sì, insomma, già faceva questo lavoro. E poi, diciamo, ci ho preso un po' gusto. Sì. Da piccola, a 10 anni, ho iniziato lezioni di pianoforte. Poi a 16 anni le mie prime cantate davanti alla gente. E poi a 18 anni, puff, è nata questa passione per la musica da ballo, nello specifico. E quindi ho iniziato a fare serate nelle piazze. Quindi musica da ballo, ma tu col ballo, come te la cavi? Sai ballare? Sei una ballerina? Certo. Sì? Guarda, un paio di anni fa, prima di, diciamo un paio di annetti fa, abbiamo fatto anche lezioni da ballo con il mio consorte, con il Maritozzo. Sì. Ma facevate proprio lezioni? Lezioni dal maestro, oltretutto sì, al tuo fianco c'è sempre tuo marito che ti accompagna, sì, sempre, una persona splendida che voglio salutare, Alessandro, una grande persona, e tuo fratello, perché è un pochino più grande di te, lui ha cominciato, sì, un po' prima, vero? Non sembra, perché tutti lo scambiano per proprio un ragazzino, e non è così, perché lui ha 7 anni in più di me. Caspita, sembrate coetanei, complimenti, ecco, a Giovanni. Significa che sono vecchia io. No, ecco. No, è lui... Ne terrò conto, mi ricorderò di questo. È lui che sembra giovane, caspita, davvero. Beh, dopo parleremo anche di Giovanni, che è componente della tua orchestra, sì, tastierista nonché voce maschile, esatto, giusto? Esatto. Okay. Ma secondo me, da quello che io so, tu te la cavi anche molto molto bene con i numeri, giusto? Eh beh, sì, anche quella è un'altra passione, quella ancora viene da ancora prima. Ecco, io da quando ho 3 anni che da grande devo fare la commercialista. Ho questo pallino in testa. Ah, quindi proprio tu hai raggiunto proprio l'obiettivo, perché esatto, tu oltre a fare la cantante con la tua orchestra, tu fai anche la commercialista, esatto, giusto? Esatto, io ho seguito gli studi. Dottoressa commercialista. Sì, sembra un parolone, però in realtà è quello. Beh, allora, a proposito di numeri, grazie signor Hai anche Ciocco. Il balletto, ti sei, insomma, voglio dire. Grazie, molto bene. Allora, praticamente... adesso ne parliamo dopo. Lì ci sono delle viti, sì, ma tu tienili lì perché... Le tengo qui, vicino, sì, a me. Va bene. Anche perché... Ok. Dopo ti racconterò cosa serve col sacchetto, cosa dovrei fare, ma io vorrei... Devo preoccupare, no? Sì. No, mi preoccupo. No, non ti devo preoccupare. Ma io vorrei addentrarmi subito a parlare di musica, andando proprio al primo approccio che hai avuto con la Suonami, quindi il tuo primo lavoro discografico, sì, che io ho qua e che ti chiedo di parlarci un attimo. Esatto, questo è stato il nostro primo lavoro, primo lavoro insieme, per me grande soddisfazione. Ci abbiamo messo un po' perché eravamo anche un po' indecisi sul brano, insomma, da estrapolare come singolo. Da ascoltare, esatto, e poi abbiamo scelto questo Va pensiero d'amore. Proprio così, In collaborazione con i Casanova, quindi con Rossella Ferrari e Casanova, Ferrari. Per me è stato veramente una bella soddisfazione. Oltretutto di questo brano, io vi ricordo che sul canale YouTube della Suonami potete anche andare a vedere il videoclip originale, perché è stato tratto anche un bellissimo video, bellissima immagine, e
Una canzone ovviamente straballabile, un ballabile proprio, un terzinato. E questa sera qui all'Officina Suoni a me piacerebbe moltissimo che tu ce la facessi ascoltare. E allora io ti chiedo di accomodarti nel nostro spazio musica. Andiamo. Abbiamo Claudia Scarsafratte e ci fa ascoltare Va pensiero d'amore. Una voce magnifica, potenza, melodia, questa è la parte romantica di Claudia. Eh già, grazie, sì, è vero, io sono anche sole, cuore e amore, quindi ci sta bene. Il romanticismo non guasta mai. No, assolutamente. Ma Claudia, prima ti avevano portato un sacchettino con delle viti. Sì, infatti mi stavo facendo una domanda, oltre che mi stavano tenendo compagnia qui vicino, mi hanno detto sicuramente si sarà rotto qualcosa, quindi sai, io mi arrangio, ci arrangiamo. Servono anche quello, ma ecco. No, noi adesso mentre continuiamo nella nostra chiacchierata io ti chiedo di contare quelle viti, dal momento che tu te la cavi bene con i numeri. Beh, sì, sicuramente la posizione è molto comoda, però insomma ci arrangiamo con i mezzi a disposizione. Comincia a contare nel frattempo. Claudia, abbiamo visto che è cantante, dottoressa, commercialista. La lista è lunga, vai. Anche insegnante, ma come abbiamo detto prima è diventata mamma da
quasi un anno. Eh sì, un secondino cambiato... che finisco qui l'aritmetica. Ci voleva, sai, uno di quei pallottolieri di un tempo, però no, non mi è dato a disposizione. Ma Claudia, per cui... ti ha sicuramente cambiato la vita diventare mamma, sì, vero? Sì, beh, cambia la vita a tutte. Continua a contare. Sì, certo. Cambia la vita sicuramente a tutte diventare mamma, quindi è un'emozione fortissima, una bimba, tra l'altro io volevo una femmina, quindi insomma caspita, mi hanno ascoltato, hanno ecco, è una bimba che io ho desiderato da una vita, abbiamo desiderato da una vita, per cui molto molto felici. E tra l'altro, ecco, io ho fatto Capodanno 2019, inizi 2020, dopodiché io mi sono fermata con l'orchestra. E hai partorito quindi in che mese? Io ho partorito l'11 febbraio del 2020. Ah, cazzo. Quindi mi sono fermata con l'orchestra e poi, ecco, l'11 è venuta la luce Anna. E poi l'hai chiamata Anna, l'ho sì. chiamata Anna e poi, ecco, dopo 20 giorni... Purtroppo è successo quello che stiamo vivendo. Esatto, ma tutto chiuso. Quindi hai cantato col pancione, perché se sei andata avanti fino a... cantato col pancione! Avevi un bel pancione, perché eri sì, già... Sì, sì. Coprivo con maxi maglie enormi, giganti, però sì, ho cantato col pancione, effettivamente. Sei riuscita a contare, sei arrivata in sì, fondo? Sì, guarda, me ne mancano tre, ecco, adesso sono tutte. Vuoi sapere il risultato? Siamo arrivati a 31. 31? Sì, spero okay. di non essermi sbagliata, perché farei una figuraccia. Però 31. Insomma, ok, dovremmo essere a 31. Ecco. Perfetto. Ma Claudia, nella sua vita privata, cioè chi è Claudia? Allora, come diceva un mio docente all'università, sì? Su un'altra domanda ovviamente, non su chi è Claudia. Diceva dipende. Tu hai presente Luigi Pirandello, no? Uno, nessuno e sì. 100.000. Ecco, Claudia è un po' così. Ah. Claudia ne fa tante, Claudia è una persona diversa a seconda di chi ha davanti, però è sempre lei, ovviamente poi mi ambiento a quello che incontro. Ecco. Certo, certo, certo. Però è una persona sicuramente dinamica, un po' egocentrica, ammettiamocelo. Indubbiamente tenace, perché... Tenace, sì, perché ecco, come ti ho detto prima, ne ho fatte tante nella vita, per cui sono arrivata dove volevo arrivare. Con molti sacrifici, però ce l'ho fatta. Noi abbiamo curiosato nel tuo Facebook. Bravo. E abbiamo visto che ci sono spesso dei post con dei piatti fantastici. Ma sì. In casa da te, nella famiglia, c'è qualcheduno che... Vi devo svelare un segreto, tanto insomma siamo noi e sì. qualche migliaia. E qualche amico. Ok, ecco. Allora, in realtà tutti quei bellissimi piatti che voi vedete, che postiamo, ecco... Io li mangio e si vede, ma in realtà li prepara mio marito. Ah, è lui, ecco, il cuoco. Io cucino poco, io più che altro assaggio, ecco. È lui l'artefice. Eh sì, il cuoco è il signor Brunelli. Grande signor Alessandro. Ma allora, qual è il tuo piatto preferito? Allora, lui cucina benissimo il pollo al forno con le patate. Dai, davvero? Fa una cosa bestiale. E quindi è una cosa, anche se poi io adoro la pizza, ecco. Vabbè. Come primi? Hai un primo che ti fa proprio andare giù la di lasagna. Testa? La lasagna. La lasagna? Sì. Allora, nello guarda. Nello specifico con i carciofi, guarda, sono proprio precisa. Ah, particolare, con i carciofi. Particolare, sì. Adoro anch'io i carciofi, ma qui a Bologna noi abbiamo le lasagne alla bolognese. E allora io ti voglio far conoscere, ti voglio proprio parlare di un posto che è un ristorante, è un ottimo punto di ristoro per chi viaggia, o perlomeno viaggiava tanto anche come noi, si chiama il Diez. Il 10. E lui è il nostro sponsor delle officine Suonami. E al 10 bar, ristorante, e si fanno degli ottimi aperitivi. Ed è sicuramente un posto dove si può deliziare la nostra cucina bolognese a prezzi veramente modici. Adesso, a tal proposito, voglio lanciare lo spot del 10. Se balli il twist, mi fai tremare, ti muovi proprio come fossi una star. Diez Bar Ristorante, un porto sicuro dove fermarsi e fare un pieno di gusto con una cucina tipica bolognese ad ottimi prezzi. Un classico dinner americano, ma dal sapore che solo le nostre nonne ci sapevano regalare. Simpatia e cordialità vi aspettano al Diez, in via Falcone Borsellino numero 9, Budrio, 40054, all'interno dell'area di servizio EUGAS. Allora, ritorniamo con Claudia. Si parlava di cibo, si parlava di cucina, che ti piace mangiare. E tuo marito, abbiamo capito che è lui l'artefice di questi piatti. È lo chef, il mio master chef. Ma momento nostalgia. Claudia, tu c'erano nella tua infanzia dei giochi che adoravi, che preferivi? Giocare tipo...
Sì, ossia, allora noi, diciamo il mio paese, sai, il paese è un po' diverso, no? Quindi eravamo diverse bimbe, diverse ragazze, quindi ci riunivamo il pomeriggio, diciamo fino ai 10 anni con le bambole classiche. Dopodiché abbiamo iniziato, sai, nascondino, andavamo molto spesso con i pattini, e quindi diciamo diciamo i pattini sono rimasti. Ma il gioco delle carte? Il gioco con le carte ha un perché. Per me, cioè? Che ero piccolina e andavo al mare con mia nonna, sai, i gruppi vacanze che organizzavano con i centri anziani, queste cose qua, e io giocavo a carte con i vecchietti, era fantastica, quindi, vincevo un sacco di gelati. Quindi ti piaceva il gioco delle carte? Assolutamente sì. Cosa ti piaceva giocare? Briscola? Briscola, 3-7. I classici giochi, perfetto, classici. Tu adesso qua trovi questo mazzo che io sto dividendo, io mi tengo il mio... la mia particina, il mio mazzo di carte, Silvan. E io ti do questo. Sì. E noi continuiamo la nostra chiacchierata e ti chiederò di contare. Ti conto pure le carte. Quelle carte. Nel frattempo continuiamo. Poi mi chiedi il conto, cioè, te lo chiedo io dopo il conto, se va bene. Noi intanto andiamo avanti con le nostre chiacchiere, perché dopo il disco Va pensiero d'amore, tu con la Suonami hai realizzato un secondo disco. Fatto già, hai visto quando sono stata veloce. Sì, parliamo del secondo disco, vuoi sapere quante carte ho qui? Dopo, quello dopo. Allora me le tengo qua vicine, chiudini. Ma prima di parlare del secondo disco, Claudia, nel primo disco dal quale appunto abbiamo ascoltato Va pensiero d'amore, c'è un'altra canzone che tu so che ci vorresti far ascoltare. Raccontami un attimino di questa canzone. È vero, è vero. Il titolo della canzone è Amore aspettami. Per quale motivo hai deciso di incidere Amore aspettami? Allora, questa canzone l'ho sentita proprio nei giorni in cui ero qui da voi a registrare il disco. L'ho ascoltata, me ne sono innamorata, per cui abbiamo cambiato proprio in corsa e eccola qua. È entrata a far parte di questo kit, diciamo, di grandi successi, poi cantati anche ovviamente della Suonami. E allora, guarda, prima di chiederti di accomodarti nello spazio musica, le carte. Quante? Me sono dimenticata, scherzo. 24. 24, sei sicura? Sì, sì. Ok. E allora adesso, mentre io ti chiedo di andarti a accomodare nello spazio musica, io conterò quante carte sono rimaste nel mio mazzo. E ci ascoltiamo dallo spazio musica la nostra Claudia Scarciafratte con Amore aspettami. Segreti per chi li ha.
travolgente e grintosa la voce di Claudia, Amore aspettami. Tanta energia in questa canzone, eh? Tanta. Sì, sì, mi piace ogni tanto avere questo lato rock, sì. Oggi si vede anche un po' dai capelli. Sì, no? L'hai proprio vestita in maniera perfetta, direi proprio divina. Ma Claudia, io so che a te piace il vino, il buon vino. Il buon vino. E in particolar modo, brava. O buono niente. O buono niente. Ed è così che si fa, infatti. E proprio prima, fuori onda, mi hai detto che in maniera particolare ti piace il Sagrantino di Montefalco. Esatto. Ah, io non so se tu lo sai, ma uno dei nostri sponsor è proprio una cantina che fa dei vini eccezionali. Tra i suoi cavalli di battaglia c'è anche un ottimo Sagrantino di Montefalco. Sto parlando delle Cantine Blasi e io direi di mandare lo spot delle Cantine Blasi. La famiglia Blasi, originaria di Umbertide, da generazioni. Cantine Blasi, dal 1742. Oggi si racconta con modernità e storia, eleganza e praticità, dove produrre vini di qualità sembra quasi un obbligo morale. Vai sul sito www.cantineblasi.it. Scopri i nostri vini. Cantine Blasi. Cantine Blasi, ottimi vini, bianchi, rosé, spumanti. Tramite il sito www.cantineblasi.it potete acquistare direttamente il vino che più desiderate e farvelo arrivare direttamente al vostro domicilio, a casa vostra. Ma Claudia, le Cantine Blasi ci ha portato questa impronta stupenda. Adori il buon vino. Certo. Allora, se me lo consenti, cosa c'è di più bello di fare quattro chiacchiere, parlare della tua musica, sorseggiando? Mi far domande che dopo, insomma, col vino, in Vino Veritas, poi mi preoccupo, ecco. È proprio per quello. Ah, ecco, c'era qualcosa. Beh, comunque il vino ti fa sciogliere, ti fa parlare, ma fa anche cantare. Cin, Claudia. Cin, amici cari. Ah, meraviglioso. Ma a proposito di musica, di canto, quali sono gli aspetti che adori di più del tuo lavoro, del nostro lavoro? Raccontaci. Un po' ci mancano anche, diciamo così. Beh, allora, sicuramente lo stare con la gente, il buon mangiare, le sagre. Poi il, ecco, buon mangiare, il buon bere, il calore della gente, l'affetto. Sì, sicuramente. Quello che questo Respiravamo veramente nelle sagre 2019, lo stare insieme, che ci sembra una cosa tanto lontana ad oggi. E io ne voglio proprio approfittare per fare un grande augurio a tutte le sagre d'Italia, a tutte le feste di paese, alle Proloco, che si possa veramente ritornare a quello che era fino all'estate 2019, che ci si possa rialzare tutti quanti e che queste sagre possano ritornare a far divertire la gente, a far ballare il nostro pubblico. Questo è un augurio. Ma a proposito proprio del ballare, di sagre, non so se ti è mai capitato di arrivare in quelle sagre dove c'è un gioco che facevano, che era quello di indovinare il peso del prosciutto. Come no? Cioè, io quando ero piccola andavamo in queste sagre. Intanto puoi sorseggiare, tranquilla. Sì, ancora non ero cantante, ovviamente. Mio padre lo faceva sempre e indovinava, indovinava tuo molto, papà? Molto, molto, molto spesso. Io non l'ho mai fatto. Non ho molto occhio, però dai. Ah, beh, allora noi ti non mettiamo. Sono molto brava. Beh, noi questa sera ti metteremo alla prova. Qui, ovviamente, all'Officina Suoni non abbiamo un prosciutto. No, non abbiamo un prosciutto, ma abbiamo quasi, dai, diciamo, non è proprio un prosciutto, ma qua abbiamo il nostro signor Ciocca. E allora adesso io ti chiederò di guardare verso lo spazio musica. Okay. Lo vedi là il nostro? Sì, assolutamente. Prova di. Oddio, mi picchia, no? Se sbaglio. No. C'hai un premio se indovini. Però se sbaglio dopo lui si arrabbia. Ammira il signor Choc. Ora però non devi dirlo, non Vabbè, devi dirlo. Me lo tengo Ammiralo per me. Solamente, cerca di capire dalle sue forme, le sue proporzioni, la sua altezza. Beh, insomma, via. Sicuramente non 10, sicuramente non quello, però dai, ci possiamo lavorare. Va bene, ok.
Noi intanto continuiamo la nostra chiacchierata, ma adesso direi di cominciare a far ascoltare anche le nuove canzoni, perché dopo il disco Va Pensiero d'Amore, proprio nell'estate 2019 usciva il tuo secondo lavoro discografico con la Suonami. Raccontaci un pochettino, intanto io lo faccio vedere. Eccolo qua, allora, vai. In realtà quando abbiamo inciso questa canzone, questo brano, io ero già quale in dolce brano? Attesa. Scusa, gli sto facendo vedere il CD. Ecco, sì, ti seguirò. Che poi, tra l'altro, voglio anche ricordare che di questo brano abbiamo realizzato un bellissimo videoclip anche con Davide Legni, tutto Davide Legni, il nostro staff, regista. Quindi, sì. Insomma, abbiamo fatto questo bellissimo videoclip e io già ero in dolce attesa, ovviamente non lo sapeva nessuno, neanch'io. E quindi già eravamo in due lì. Dai, eravate già in due. Esatto, eravamo già in due. Eravamo già, non ero già sola, ecco. E quindi è nata questa quest'altra produzione, questa nuova canzone. Questo videoclip che oltretutto nei link in descrizione troverete anche appunto l'indirizzo per andare a vedere sul canale YouTube della Suonami il videoclip originale. Esatto, esatto. Ovviamente oltre a tutti i social di Claudio Scarciafratte, Instagram, Facebook, l'orchestra c'ha anche un sito? No, abbiamo un sito internet, okay. No. Siamo avanti, siamo sui social, quindi potete seguire anche Claudia, troverete sempre in descrizione tutti i social, Instagram e Facebook di Claudia, con anche tutti i videoclip. Ma abbiamo parlato appunto di Ti Seguirò. Secondo lavoro discografico, cosa ci vuoi far ascoltare? Beh, io direi subito Ti Seguirò e poi magari ascoltiamo qualcos'altro più tardi, però insomma Ti Seguirò, io direi di andare, no? E allora siamo io pronti? Concordo con te, direi di appoggiare il calice e ti faccio accomodare nello spazio musica dell'Officina Suonami. Vai Claudia con Ti Seguirò. Sarai la vita, non vivrò, io sono tua, per sempre tua. Sempre mi avrai.
Veramente tanta energia con Claudia, ti seguirò. Ci sei piaciuta tanto, eh? Questa canzone mi è proprio piaciuta, mi è entrata proprio dentro. Ma quindi si sente proprio, si vede che hai la musica proprio nel sangue. Ma nel tuo DNA, perché prima abbiamo parlato di tuo fratello, che è musicista, tastierista, cantante nell'altra orchestra, ma tu ce l'hai nel sangue la musica, perché nella tua famiglia... È mio nonno, mia madre, sì, io non l'ho conosciuto, però insomma mia madre mi ha sempre raccontato che il nonno aveva questa passione per la tromba, quindi. Era un musicista, suonava la tromba, per cui avremmo sicuramente ereditato da lui qualcosina di, del suo ramo artistico. Ma Claudia, se non avesse fatto la cantante nella vita, cosa avrebbe fatto? Allora, in realtà mi piace fare tantissime cose, però ce n'è una in particolare, non me ne voglia il mio parrucchiere Giovanni, perché sennò mi taglia la testa, ecco, gli lascio proprio, per fare le parrucche, però io avrei fatto la parrucchiera. La parrucchiera? Mi piace da morire tagliare i capelli, acconciarli, di tutto e di più. Ma dai! Pieghe, contropieghe, tutto, quindi sì, sicuramente avrei fatto la parrucchiera. Beh, comunque anche nel fare la parrucchiera c'è sempre un aspetto artistico, quello di creare, Sì, forse c'è quello, forse sarà quello, però io adoro anche far quello. Quindi, ma dai, che bello! Chissà! Ok. Un'altra vita, ci pensiamo. Ma rimani ancora un po'. Questa... Va bene, quanto tempo abbiamo? Io sto qui, non c'è problema, ok? Rimango. No, ma questo, beh, tu lo sai bene, questo è proprio il titolo del secondo singolo del tuo disco. Esatto, ma dell'altro inedito contenuto nel mio nuovo CD. Ma di cosa parla questa canzone? Rimani ancora un po'. Allora, è sempre di questo amore. Lei, pazzamente innamorata, ritorna il mio primo peace and love, quindi abbiamo fatto tutto il nostro percorso e poi ritorniamo sempre lì all'amore, no? Questo motore romanticone. Esatto, proprio, ritorniamo lì. Quindi lui che vuole allontanarsi e lei comunque che gli dice appunto rimani ancora un po' perché io con te sto bene. Che bello. E allora tante anteprime qui all'Officina dei Suonami, perché anche questa è una canzone nuovissima. I ballerini che seguono Claudia e la sua orchestra sicuramente avranno già sentito questa canzone, perché l'hanno ballata per tutta l'estate 2019. Esatto. E noi in anteprima qui all'Officina dei Suonami invece ce l'ascoltiamo. Lei, Claudia Scarciafratte, dallo spazio Musica con Rimani ancora un po'. Con te
Rimane ancora un po', sicuramente una canzone dal sapore veramente pop, molto attuale, molto ballabile, una prerogativa assolutamente sì. Anche dell'orchestra di Claudia, quella proprio di far ballare il nostro amato pubblico. Ma Claudia, è giunto il momento di vedere se riesci ad indovinare il peso del signor Ciocca, che noi adesso ti rifacciamo vedere. Guarda, guarda pure, girati. Cioè, io più o meno ho una vaga idea, ok? Però non vorrei fare, diciamo, una figuraccia. Però vabbè, ormai ci siamo. Io ti do questo indizio. Lui stasera, prima di venire qui alle officine Suonami, è passato dal Diez e si è fatto, ecco, 220 grammi di tagliatelle e ragù. Si è bevuto da solo una bottiglia di impronta. Questo, a proposito, non hai bevuto, guarda, niente. Guarda, sì, effettivamente io lo vedevo qui, ecco. Dai, un doppio C, no? Ecco, al signor Ciocca. Buonissimo. Eccoci qua. E adesso è arrivato, sì, il momento fatidico. Devi provare di, allora, indovinare il peso. Io provo, ok? Sì. Poi non se ne voglia, ma io provo. Per me è 88. 88? Sì. Signori, Claudia ha azzeccato. Ti concedo, diciamo, sarebbe 88 e mezzo. 88, ma ti concedo. Senza virgole. Io direi che festeggiamo, doppio brindisi. Ci siamo, ecco, stasera esco ubriaca dalle officine Suonami, ecco qua. E hai indovinato. Sono bravissima. Ah, meraviglia. Quindi, molto bene. E che cosa, scusa, uno, beh, vince, non ho vinto niente. Sei stata fantastica, perché hai indovinato il peso arrivandoci praticamente vicino, 88 e mezzo, 88, ma devi sapere una cosa, sì, che solitamente nelle feste uno, quando indovina il peso del prosciutto, chiaramente porta a casa il prosciutto. Il prosciutto. Invece tu ovviamente ti devi portare a casa il signor Ciocca. Stai scherzando? No, ti sei aggiudicata il signor Giudice. Ma è di spesa il signor, voglio dire. Poi punto secondo, dove lo metto? Non c'entra. Devo far sempre i 335 km andare giù io, Scusa, hai tuo marito che gli fa da mangiare, è perfetto in cucina tuo marito. Sì, lo so, però il viaggio, il trasporto, vabbè, dai, ci provo su. Grande, Claudio, sei troppo simpatica. Bene, hai qualche saluto da fare a qualche... Sì, ovviamente sì, come tutti, saluti, innanzitutto sono per tutta la mia famiglia, per la bimba che è a casa, che sicuramente adesso ci starà guardando, e tutti i miei ragazzi dell'orchestra. Ragazzi, mi raccomando, tenete duro, che presto ricominceremo, che noi abbiamo bisogno delle serate, abbiamo bisogno di stare insieme. Sì. Per noi era una gioia anche provare, per cui insomma ci manca proprio. Quindi mi raccomando, ragazzi. Con la tua orchestra, era... Sì. È un augurio che facciamo a tutti i musicisti, non solamente ai tuoi, ma ai miei e a tutto il nostro settore del ballo, perché veramente stiamo attraversando un momento che ci sta facendo veramente, ci sta soffrire, ci fa soffrire, è la parola giusta, è proprio quella. Però dai, com'è che si dice, no? Che quando uno è per terra poi si può solo rialzare, quindi ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Poi un abbraccio naturalmente calorosissimo a tutti i nostri amici ballerini. Quello sì. Quello, un grande saluto a tutti. Anche perché questo spazio delle Officine Suoni noi l'abbiamo proprio creato per poter dare voglia, forza e speranza al nostro pubblico, ai musicisti, a tutte le orchestre che collaborano e hanno abbracciato la nostra etichetta discografica Suonami, ma anche agli amici ballerini, che sono la nostra forza, perché noi senza i ballerini, e quindi non molliamo. Ma detto, purtroppo siamo ormai giunti al termine anche di questa puntata. Mi ha detto prima, rimani ancora un po', io ho tempo, guarda. Scherzo, ovviamente. Voglio ringraziare ancora una volta te dell'ospitalità, grazie mille. Sei te troppo cara, che ti sei prestata, hai fatto tanti chilometri. Ma a tal proposito, io vorrei un attimino riepilogare tutti, sì, i numeri. Ma che abbiamo preso nota. Te li ricordi? Assolutamente, allora, sì, guarda. Io, guarda, mi sono preso una calcolatrice. Sì, perché... piccolina, tra l'altro, molto minimale, sì, come vedo. Allora, la nostra calcolatrice, non so se si vede, ok. Prendi nota, eh. Allora, avevi detto che hai fatto 335 chilometri. Esatto, sì. 3, 3, 5. Sì. Poi dopo hai contato le viti, erano 31. 31. Sì. 3, 1. Dopodiché le tue carte erano 24. 24. Prima non l'ho detto, le mie carte erano 9. Ok. Quindi okay. 9. Mm. E infine il peso del nostro prosciutto, cioè del nostro Ciocca. Del prosciutto, sì. Che era 88. Sì. 8, 8. Quanto viene? 3, 3, 5. 3, 3, 1.
2, 4, allora, 3, 3, 5, sì. 31, 24, 9, 88. Se non riuscite con la calcolatrice è un problema, io a mano, insomma, adesso sono un po' sprovvista. Aspetta, Ora ho lasciato la suoneria, il cellulare. Ma il tuo telefono che suona? Sì, ho lasciato la suoneria. Rispondi. Pronto? Pronto, ciao Claudia! Omar! Ciao! Come stai? Bene! Beh, scusa, sì, un attimino Claudia. Cari amici, noi siamo giunti al termine. Da Omar Lambertini, dalle Officine Suonimi, anche questo giovedì è tutto. Ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like. Volete ricevere le notifiche per i prossimi video? Accendete la campanella. Officine Suonimi, Omar Lambertini. Un bacione, alla prossima! Claudia, ma come stai? Dai! Ma com'è andata? Benissimo! Ma davvero? Dai, pensavo che... No, non mi hai visto prima, ero... No, in forma, no! Bene!